Buongiorno, mi chiamo Carlo Adamo e sono professore di chimica teorica all'École Nationale Supérieure des Chimie de Paris da 20 anni. Vorrei approfittare dell'occasione offertami dalla Fondazione De Santis per condividere con voi come vivo il mio mestiere di ricercatore e docente in chimica ed in particolare in chimica teorica. La chimica è una disciplina scientifica in contatto costante con altre discipline come la biologia, la medicina, la scienza dei materiali, solo per citarne qualcuno. La chimica porta a queste discipline metodologie e pratiche proprie, atte a studiare le proprietà della materia e le sue trasformazioni. La chimica è una scienza caratterizzata da un'area negativa. La società purtroppo ne percepisce soprattutto il lato negativo, legato per esempio all'inquinamento e spesso contrappone le trasformazioni effettuate in laboratorio a quelle dei processi naturali. Certo, la natura ha ottimizzato i suoi processi rendendoli estremamente efficienti. La chimica però ci permette non solo di realizzare in materia in maniera controllata molecole o materiali già esistenti in natura, ma anche di prepararne di interamente nuovi, contribuendo in maniera sostanziale alla nostra vita. La chimica fisica è uno dei settori disciplinari della chimica che si occupa di caratterizzare, comprendere e spiegare i fenomeni che sono alla base delle trasformazioni chimiche o delle proprietà dei sistemi chimici. La comprensione è una delle grandi forze della scienza, uno dei fattori che ha permesso grandi progressi nel campo della conoscenza. Al di là dell'interesse e della bellezza intrinseca al processo cognitivo, la comprensione di un fenomeno ne permette il miglioramento. Pensiamo, per esempio, a un esempio specifico come l'interazione luce-materia. Attraverso la comprensione dei fenomeni chimici sottesi possiamo creare una molecola che assorbe più luce, un materiale capace di stoccare più energia o che non si riscalda al sole. Possiamo creare una tintura di capelli più nera. In maniera più generale, la comprensione di un fenomeno e la sua generazione attraverso l'uso di un modello ci permette di fare previsioni. Per esempio, ci permetterà di concepire delle molecole con proprietà migliori di quelle esistenti e ci dirà anche la via per realizzarle, come diciamo noi chimici, sintetizzarle. E qui interviene la mia specialità, la chimica teorica, che elabora modelli e metodi, che spesso necessitano l'uso intenso di risorse informatiche, capaci di rappresentare le trasformazioni e le proprietà dei sistemi chimici. Analizzando i fenomeni chimici con modelli più o meno complessi, è possibile decomporre una trasformazione chimica, e più generalmente un fenomeno osservato sperimentalmente, in processi elementari, di cui è possibile comprendere il meccanismo e valutarne il peso, la rilevanza. Questi modelli non solo permettono di interpretare l'esperimento e di migliorarlo, ma sono ormai di una tale precisione numerica che consentono previsioni altamente affidabili. Se il modeling al computer ci richiama la realtà virtuale o l'intelligenza artificiale, due tecniche di moda in questi tempi ma utilizzate in chimica teorica, non bisogna pensare che il chimico teorico sia lontano dagli esperimenti e dai laboratori. Le comuni conoscenze chimiche permettono un dialogo costante con i colleghi sperimentali. Questo dialogo è necessario per validare e a volte sviluppare i nostri metodi. Solo per darvi un esempio di come la nostra ricerca fondamentale in chimica teorica sia legata a problematiche tecnologiche e applicative molto concrete, nel corso degli anni grandi società come L'Oréal o Sanofi, ma anche piccole e medie imprese, hanno finanziato le nostre ricerche. In tutti questi casi, i nostri risultati teorici hanno permesso non solo di ridurre i tempi di ricerca e sviluppo industriale, ma anche il loro costo e il loro impatto ambientale. La chimica quindi come presenza discreta e costante nel nostro quotidiano, ma anche nella nostra cultura. Noi tutti conosciamo Primo Levi, un chimico che dà una meravigliosa descrizione del nostro mestiere nel libro La chiave a stella. Ma ora vorrei citare Goethe, che nei primi anni dell'Ottocento, nel suo libro Le affinità elettive, utilizza metafore e modelli chimici
per descrivere la relazione tra i quattro protagonisti, Edoardo, Carlotta, Ottilia e il capitano. Infine, vorrei ricordare gli attori principali, i chimici, con un pensiero particolare per i giovani chimici italiani, che nel paesaggio mondiale della ricerca hanno scelto di lavorare all'estero per seguire la loro passione. Ragazze e ragazzi che, come quelli di altri paesi, vengono numerosi nel nostro laboratorio, che devono il loro successo all'eccellente formazione avuta nelle università italiane. Auguro ai colleghi italiani di poter ospitare nei loro laboratori giovani di ogni paese, altrettanto bravi e motivati.